Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Ogni viaggio ha un punto di partenza e per cominciare questo cammino insieme a voi alla scoperta delle ricette e delle tradizioni culinarie del mondo, quale migliore inizio se non la mia città natale, Roma? Ci sarebbero moltissime ricette e curiosità della cucina romana da mostrarvi. Ma alla fine ho deciso di partire con uno dei piatti più amati e famosi, la carbonara. Un piatto semplice, ma con una storia intricata e spesso incerta, che passa fra i pasti dei carbonai per arrivare a Napoli fino ad intrecciarsi con la Seconda Guerra Mondiale e alla razione K dei soldati americani. L'origine della carbonara è stato sempre un argomento di dibattito. Quando si affronta una ricetta così radicata nella tradizione di una città, c'è quasi il terrore reverenziale di sbagliare e offendere i più puristi. Ma d'altro canto, a carbonara è a carbonara, e guai a chi ce la tocca. Prima di raccontarvi quella che ad oggi è considerata la storia più attendibile, bisogna fare un breve excursus sulle diverse teorie che sono circolate negli anni. Una di queste, cercando di dare un significato al nome, ipotizza che i padri della carbonara fossero i carbonai, operai addetti alla produzione del carbone sugli Appennini, tra il Lazio e l'Abruzzo, ma che a Roma, per uso dialettale, erano conosciuti come i carbonari. Questi, dovendo lavorare per lungo tempo sugli Appennini, avevano bisogno di ingredienti che si potessero conservare e trovare facilmente. In base a questa ipotesi, alcuni ritengono quindi che la carbonara sarebbe un parente più giovane della cacio e uova, un piatto di origini abruzzesi. Altri invece sostengono che i precursori della carbonara fossero i cuochi napoletani. La loro tesi si basa sui ricettari di Vincenzo Corrado, il cuoco galante, e la cucina teorica pratica di Ippolito Cavalcanti. In tutti e due i casi si utilizzava l'uovo come addensante della pasta in brodo. Ma la teoria più plausibile è quella che collocherebbe i natali della carbonara proprio a Roma, intorno al 1944. In questi anni si consumava la Seconda Guerra Mondiale, ma qualcosa stava cambiando e mentre i soldati americani marciavano sui San Pietrini, nell'aria si respirava la speranza di concludere quella terribile guerra. Secondo questa versione, che possiamo reputare più credibile e veritiera, anche grazie agli studi portati avanti da Igles Corelli, celebre cuoco italiano, il papà della carbonara sarebbe Renato Gualandi. Nel 1944, al giovane cuoco bolognese, fu chiesto di preparare una cena dove avrebbero partecipato un generale americano e un generale inglese. In questa occasione, Gualandi, non disponendo di grandi possibilità, riuscì a trasformare una noiosa razione militare, la razione K, nella prima versione della carbonara. Formaggio fuso, uovo liofilizzato, bacon, burro e crema di latte. Dopo la sua prima realizzazione, la celebrità della carbonara si diffuse velocemente e nel 1951 era ormai un piatto consacrato, tanto da apparire nel film Cameriera bella presenza offresi. Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara? Forse oggi i romani, ascoltando questa storia e la ricetta nella sua prima versione, potrebbero storcere il naso. Ma bisogna anche ricordare di come un semplice piatto sia riuscito a dimostrare, nonostante il periodo dove la discriminazione era la pandemia di allora, che l'incontro tra due culture può dar vita a qualcosa di veramente fantastico. Iniziamo tagliando il guanciale. Mi raccomando, guanciale, non pancetto speck.
La grandezza del taglio è a gusto personale. A me piace in questo modo. Continuiamo dividendo il tuorlo dall'albume. Alcuni lasciano una parte di albume nella crema, ma io preferisco usare solo il tuorlo. Per una carbonara per due persone potete usare tre tuorli. Grattiamo poi del pecorino. E aggiungiamolo gradualmente nel tuorlo. Fino a quando non otterrete una consistenza del genere. Aggiustate di pepe e la crema per la carbonara è pronta. Finite le preparazioni di base, si inizia a cucinare. Fate cuocere a fuoco basso il guanciale senza olio. Fatelo sudare senza fretta. È importante far uscire tutto il suo grasso. E questo è il vero segreto per una carbonara perfetta e per rendere il guanciale croccante e non bruciato. Una volta pronto, mettete il guanciale sulla carta assorbente per mantenerlo croccante. E conservate il grasso del guanciale. Fate bollire l'acqua e mettete uno spaghettone. Gli spaghetti fini ve li sconsiglio. Tirate fuori la pasta qualche minuto prima della sua cottura al dente e continuate a cuocere in padella con un po' di grasso del guanciale e un po' di acqua di cottura. Quando la pasta avrà raggiunto la cottura ideale, togliete la padella dal fuoco e mantecatela con una parte di grasso del guanciale. Il resto versatelo nel composto della crema d'uovo preparato precedentemente. Ultimo passaggio. Versate il composto, conosciuto anche come carbocrema, nella padella e mescolate. Non vi resta che impiattare, mangiare e buon appetito!